Ciao a tutti amici di extremehardware.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi continuiamo con i prodotti della Gamdias e precisamente lo facciamo con LED 7 da gaming, con Virtual Surround 7.1 e M1 RGB. Come potete intuire già dal nome, questo è un headset dotato di suono 7.1 surround virtuale e dotato di un'illuminazione RGB per quanto riguarda i padiglioni nella parte esterna. Come vedremo nella recensione scritta con le immagini diciamo notturne dettagliate. Partendo dalla confezione, classica confezione in stile Gamdias, come abbiamo visto anche con lo Zeus più 1 RGB qualche giorno fa. Partendo dalla parte frontale troviamo l'immagine illustrativa del prodotto, le varie caratteristiche riportate con ulteriori mini illustrazioni, una parte della confezione dotata di un'apertura trasparente per vedere parte del headset all'interno. Abbiamo già estratto il prodotto. Nella parte posteriore un'ulteriore immagine illustrativa con altre caratteristiche, informazioni e quant'altro. Insomma, le classiche informazioni che ci vengono date circa i prodotti. All'interno della confezione troveremo immediatamente, subito e solamente le cuffie LED 7 da gaming della Gamdias, che come abbiamo detto sono le Hebe M1 RGB. Come possiamo osservare, il design è molto elegante e classico, qualche dettaglio di design è ripreso da altri modelli già visti anche di altri brand. Le dimensioni sono medie e grandi, la colorazione è interamente nera, che va in contrasto con l'archetto in un solido alluminio. Prese in mano, diciamo che risultano un po' plasticose, specialmente nella parte esterna dei padiglioni, però danno comunque abbastanza solidità anche visto il peso. Come dicevamo, le cuffie sono sostenute da un archetto esterno in alluminio metallo. Nella parte superiore troviamo la headband che, come per tipo le Series Siberia, ci permetterà di regolare una volta che avremo calzato le cuffie sulla nostra testa. Non sono presenti i classici step, la classica regolazione laterale per ampliare le cuffie. Quindi la dimensione è sì standard, però da quello che possiamo vedere, come abbiamo già detto, le dimensioni sono medie e grandi, quindi dovrebbero calzare tranquillamente sulla testa di ogni persona. Dicevamo della headband, una headband con una mini imbottitura, con un rivestimento in similpelle. Nella parte superiore troviamo il logo della Gamdias, come possiamo osservare. Spostandoci ai padiglioni, partendo da quello di destra, possiamo vedere il design caratteristico di questo headset, una sorta di V, diciamo girata in questa zona dove vediamo questi fori, che in realtà non sono fori ma sono soltanto delle come dire una sorta di texture relativa alla superficie in plastica del padiglione. Avremo l'illuminazione del colore che sceglieremo e che potremo impostare scusate tramite software di gestione HERA, come è stato possibile anche con altri prodotti della stessa azienda. Troviamo il nome del modello e nel lato opposto, ovvero quello di sinistra, troviamo il medesimo design e un microfono retrattile che però, come vediamo, è di dimensioni davvero contenute. Non avremo la possibilità di allungarlo ulteriormente, però comunque potremo fletterlo verso la bocca in modo da agevolare la comunicazione in chat vocale o in gioco direttamente. Nella parte interna possiamo osservare l'imbottitura, anche lo spessore dell'imbottitura dei padiglioni. Internamente troviamo dei driver da 50 mm per le Gamdias Hebe M1 RGB, quindi un driver di medie dimensioni per gli attuali headset da gaming. Non ci sono altri dettagli. Ah sì, troviamo sempre il logo della Gamdias presente sull'inserto in plastica che mantiene in entrambi i lati la headband di tipo flessibile con questa sorta di banda che dovrebbe essere sempre in plastica. Ci
Ci spostiamo sul cavo, che è un cavo rivestito in gomma ed è dotato anche, ed è presente, scusate, anche il controller sul cavo, da cui potremo regolare direttamente la gestione del volume e delle altre funzionalità. Precisamente di lato troviamo i due tasti per aumentare e diminuire il volume, nella parte superiore per attivare e disattivare i bassi, e anche se la descrizione non è molto chiara partendo già dalla confezione, vedremo meglio nella recensione scritta, il tasto per disattivare il microfono e quello per attivare e disattivare l'illuminazione, che potremo comunque gestire a livello dei colori e crediamo anche di effetti tramite il software di gestione. Come dicevamo, il cavo è rivestito in gomma di colore nero e il connettore USB delle GAM DSB M1 è placcato oro. Con questo è tutto, vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximardware.com, dove troverete sempre ulteriori immagini, approfondimenti, ovviamente la recensione completa e le nostre considerazioni circa questo nuovo headset proposto da Gamdias. Con questo è davvero tutto, un saluto allo staff.